farete questo maxi di corso? La risposta è sì, lo faremo. Al tavolo c'è il responsabile dell'UDU, i responsabili dell'UDU, che dicono chiaramente che questi maxi di corsi, in caso di accoglimenti, si faranno. Tuttavia, nel nostro ordinamento vige il divieto di proporre due volte la stessa causa. Quindi se lei ha inoltrato già un ricorso con il sottoscritto o con un'altra persona, non potrà fare successivamente il maxi ricorso. I termini per fare i ricorsi sono di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dal 2 ottobre per coloro che hanno sotto i 20. Devo dire la verità, mai nessuno mi ha fatto un'eccezione del genere a livello processuale sulla distinzione tra i sotto 20 e i sopra 20 per quanto concerne il termine per l'impugnazione. 60 giorni al TAR e 120 giorni al Presidente della Repubblica, che ultimamente, negli ultimi ricorsi fatti, si è manifestato forse anche più veloce e più garantista degli stessi giudici del TAR, o comunque sullo stesso livello di velocità. Noi siamo partiti con dei ricorsi di natura pilota. La richiesta normalmente viene fatta per medicina italiano. Su medicina inglese non abbiamo fatto un lancio. Perché non l'abbiamo fatto? Perché il principio che viene censurato, che è quello delle etichette e dell'anonimato, è lo stesso da medicina inglese a medicina italiana. Quindi il consiglio generale è di attendere gli esiti di questi piloti, però mi risulta che poi dopo, alla fine, nonostante non sia intervenuta una pubblicizzazione, passatemi il termine, da parte nostra dei ricorsi di medicina inglese, qualcuno di voi poi di fatto ha aderito ai ricorsi di medicina inglese e mi ha mandato la documentazione. Noi l'abbiamo detto chiaramente, quantomeno direttamente alla riunione a Napoli, non intendiamo fare una distinzione tra ricorrenti, intendiamo dare delle indicazioni. Tra l'altro questa è una campagna per la libertà di scelta, quindi noi abbiamo dato delle indicazioni sui soggetti che preferibilmente potevano aderire, e poi tutti i soggetti che hanno aderito saranno comunque portati avanti come ricorrenti. Tradotto, non è che verranno esclusi coloro che hanno mandato le buste per i sotto 20 o per medicina inglese e via discorrendo. Io ho dato un indirizzo, rispondo a una delle prime domande, che è stato un indirizzo di fare i punteggi, di inoltrare la documentazione, di fare i piloti, tra virgolette, per coloro che avevano un punteggio all'incirca tra i 25 e i 27 punti. Perché questa indicazione? Perché secondo me con 27 punti in linea di massima non si sarà richiamati dallo scorrimento della graduatoria, anche perché si può verificare che uno fa ricorso, spende anche soldi o comunque impegna una parte del suo tempo e poi viene richiamato con lo scorrimento della graduatoria. È vero, non succede nulla, a quel punto si fa una semplice rinuncia agli atti, però comunque noi ci poniamo l'aspetto della responsabilità nel momento in cui chiediamo la somma magari a un soggetto che è prossimo ad entrare in graduatoria e magari ha un punteggio molto alto e torna allo scorrimento, mi pare anche della data odierna, magari potrebbe entrare. Coloro che hanno un punteggio sotto i 20, rispondendo a una delle prime domande, forse alla prima, anche loro possono partecipare. Magari non sarà esattamente il primo ricorso che verrà propinato e proposto al TAR, ma noi vorremmo avere anche l'indicazione sui sottoventi, quindi sui successivi maxi ricorsi che andremo a fare, vorremmo sapere se sarà come lo scorso anno, quindi sarà tenuta la linea che vi ho detto è stata particolarmente discussa dal TAR con noi in Camera di Consiglio, ovvero quella che se la procedura è viziata in virtù della nostra adunanza plenaria si passa a tutti, perché la procedura viziata è per tutti, sopra 20 o sotto 20, o se magari il TAR propinerà un'ulteriore e diversa interpretazione.
Quindi non c'è una soglia base su cui consigliamo di ricorrere o meno, anche perché non possiamo, nessuno lo sa, non possiamo sapere quale sarà l'indirizzo. Avevamo dato anche questa indicazione dei 25 punti circa perché volevamo, così come ho detto nel mio intervento iniziale, volevamo limitare questa domanda. La nostra intenzione non era di fare 50.000 ricorsi pilota e a mio avviso se ci presentiamo immediatamente tutti quanti con 50.000 ricorsi pilota, ma i numeri a livello nazionale, vedendo le mail che arrivano, potrebbero anche arrivare, anche perché ci sono tantissimi avvocati in campo, potrebbero anche arrivare a quelle somme, a mio avviso al TAR non ci fanno neanche varcare la porta d'ingresso. Questa è una mia opinione strettamente personale. La conferma di interesse esula un po' da questo blocco di domande che abbiamo affrontato. Voi sapete che se non viene effettuata immediatamente la conferma di interesse, il soggetto viene elevato dalla graduatoria. E quindi se successivamente avesse un punteggio utile per entrare in graduatoria, non potrà più immatricolarsi. Noi lo scorso anno abbiamo fatto dei ricorsi vincenti sia al TAR che al Consiglio di Stato. Mi sento di dire che nonostante un cambio completo dei componenti del TAR, o quasi completo rispetto allo scorso anno, mi sento di dire che dalle prime pronunce che vi sono, il TAR continui a tenere la propria linea garantista, quantomeno dal punto di vista sostanziale. Cioè, tradotto, guarda più il merito, la sostanza della questione e non va a vedere la questione della sottoscrizione, se è escluso perché non c'è la firma e via discorrendo. Quindi io ritengo che questa giurisprudenza portata avanti dall'Udine negli anni, che è una giurisprudenza che porta avanti la sostanza e quindi è contro questi formalismi che vanno a ledere il diritto allo studio, io penso che si proseguirà una giurisprudenza favorevole. Quindi tutti coloro che non hanno effettuato per una serie di ragioni personali, dimenticanze, sono stati mali e via discorrendo, che non hanno effettuato la conferma di interesse, solo e se in un momento successivo venissero astrattamente, comunque rientrassero tra i chiamabili nella graduatoria presso una determinata sede, si devono rivolgere o a noi o al Gudu, agli indirizzi che vi hanno dato, segnalarci l'episodio e a quel punto valuteremo insieme la possibilità di fare un ricorso. Vi faccio l'esempio: ad oggi se non si è effettuata la conferma di interesse e si ha 20.5 è assolutamente inutile effettuare un ricorso, perché lì a quel punto si rientra nella graduatoria e non si ha immediatamente la possibilità di essere chiamati. La questione delle etichette, il problema, come dicevo nell'intervento iniziale, è come e quando vengono apposte. Le etichette da bando, quindi da decreto ministeriale che poi è stato completamente trasposto nei bandi di università, andrebbero apposti letteralmente alla presenza della commissione. Questa è teoricamente la violazione dell'anonimato. La circostanza che questi atti amministrativi, per una serie di ragioni, riportano che questo codice di 3-9 cifre, una parte variabile, una parte non comune agli stessi soggetti in graduatoria, ma comunque individuabile, come dicevano prima, che questi numeri potessero astrattamente essere identificati. Ora, che cosa è successo? In uno step successivo il Ministero si è reso conto di questo errore, quindi di quello che era stato dichiarato erroneamente nel bando universitario e a livello del decreto ministeriale, ovvero che il codice va apposto alla presenza della commissione, ed ha emanato delle linee guida. Queste linee guida dicono esattamente l'opposto, cioè dicono che il codice non va apposto alla presenza della commissione, ma va apposto addirittura con la commissione distante. Ed è quello che è successo, ad esempio, presso alcune università, magari non la vostra, però presso alcune università sono riusciti a non apporre le etichette di fronte alla commissione.
Quindi a questo punto, qui capite anche il nostro intervento iniziale sulla campagna, quando abbiamo frenato e abbiamo detto attenzione, in questa situazione bisogna andare a vedere verbale per verbale. Quindi tutti i ricorsi andranno fatti su sede locale, distinguendo sotto 20, da 25 a 30, e via discorrendo, per categorie il più omogenee possibile. Questo perché? Perché al di là di quello che è successo veramente, purtroppo il verbale fa fede fino a querela di falso ed è posto in essere da dei soggetti che sono i commissari, che sono pubblici ufficiali. Quindi se loro attestano che questa apposizione dell'etichetta è intervenuta con loro distanti, quindi su un altro tavolo, o comunque con la loro distanza rispetto a voi, e quindi sostanzialmente hanno ricopiato le prescrizioni ministeriali e i format dei verbali ministeriali, a quel punto l'azione giurisdizionale è difficilissima. Perché è difficilissima? E rispondo indirettamente a un'altra domanda sulla tempistica di quando si entra con riserva. Perché la vostra collega ha detto: io sono entrata con riserva dopo 8 mesi, ho studiato, ho avuto una serie di difficoltà, l'Udo cercherà di nel futuro di far sì che non si verifichino, interverremo sempre di più e via discorrendo. Però è entrata immediatamente con riserva. Che cos'è la riserva? La riserva è un'anticipazione della sentenza di merito. Si fa il ricorso, invece di giungere alla sentenza finale, per cui ci vogliono 12-18 mesi e via discorrendo, si chiede immediatamente un'ammissione in sovrannumero e con riserva. Ora, se il TAR a livello probatorio vede i verbali che riportano invece esattamente il contrario e dice: sì, capito, voi dite, siete in tanti a dirlo, siete una moltitudine di persone e sicuramente non dite il falso, ovvero che comunque questa etichetta è stata posta di fronte alla commissione, quindi è stato violato l'anonimato, però il TAR dice: però ci sono i verbali che fanno fede fino a querela di falso. Quindi tradotto, noi difensori a quel punto dobbiamo fare questa querela di falso per superare i verbali e questa contraddittorietà dell'azione amministrativa, e effettuare questo procedimento nel procedimento potrebbe comportare una lungaggine temporale, e questi sono contenziosi che vanno definiti immediatamente, perché è vero, io prima ho detto l'importante è a mio avviso avere la matricola, quindi ho espresso anche un indirizzo da questo punto di vista, però capisco pure la vostra esigenza che mi dite: avvocato, i corsi sono iniziati, sto rimanendo indietro, già sono 2 anni che provo e via discorrendo, e sono dei contenziosi quelli che vengono proposti, che sostanzialmente noi diciamo si definiscono nella sede cautelare, ovvero si entra, poi si prova a consolidare e eccetera eccetera. Quindi con questo la sospensiva, io dovrei dare una risposta secca e asciutta che lascerebbe tra l'altro pochi dubbi alla mia platea, quindi dovrei dire: si ottiene in un tempo che va da 1 mese e mezzo, 2, massimo 2 e mezzo, però vi ho delineato una serie di scenari che potrebbero complicare da questo punto di vista la vicenda. Io ho un'opinione molto personale di questi ricorsi, su come sono stati proposti, pubblicizzati, spettacolarizzati e via discorrendo, ma anche a livello giuridico, come al solito, ho una mia opinione personale, penso di avervela anche in qualche maniera fatta percepire. A mio avviso quest'anno il problema cardine non è la violazione dell'anonimato. Intanto vi ho delineato l'esatto problema con, ma è proprio a livello amministrativo che sono state date delle istruzioni diverse da quelle che erano scritte a livello di decreto ministeriale, che è un'irregolarità amministrativa veramente, veramente notevole. Questo per dire, ritornando al discorso iniziale, è gravissimo che è squillato il telefonino in aula, però magari il giudice va a centrare un aspetto completamente diverso, e io quando parlo a una platea, io devo parlare la mia lingua, che poi sarà la lingua che verrà portata di fronte al giudicante. Allora, parto da le 2 o 3 domande più spinose. Mi veniva posta come ultima domanda la differenza tra il ricorso pilota e il maxi ricorso, i relativi tempi e le relative differenze.
i ricorsi sono quasi tutti uguali, come vi dicevo la differenza è per sedi, per conteggi e via discorrendo, però il contenuto del maxi ricorso da sempre è uguale al blocco complessivo e comune di quello dei ricorsi individuali, pilota e via discorrendo. Come dicevamo, da qualche parte dobbiamo iniziare, quindi le censure di cui in parte abbiamo discusso e di cui ora continueremo a discutere con i quesiti errati e via discorrendo, vengono proposte sia nel ricorso pilota che nei ricorsi individuali che nel maxi ricorso. Quindi le censure sono quelle, non è che se uno paga un ricorso più basso, ha l'ISEE più basso, vi leviamo una censura. Insomma, questo è... assolutamente no, insomma, penso che in tanti anni abbiamo dimostrato sul punto di essere persone serie, e vi dico sinceramente, anche noi avvocati quando lavoriamo non sappiamo neanche la situazione, il pagamento e via discorrendo, e comunque anche se lo sapessimo non influirebbe in alcun modo nel nostro impegno, nella nostra dedizione lavorativa e per la nostra battaglia. Tuttavia ci sono delle situazioni che possono essere diverse e che necessitino anche di una tutela diversa. Abbiamo citato il caso dei dislessici, quindi i soggetti che magari sono stati a cui è stato attribuito un 30 o 50% in più del tempo a seconda dell'invalidità, però comunque sono stati in un'aula con chiasso, problematiche e via discorrendo. Lì è chiaro che ci deve essere una tutela di natura individuale. Qualcuno di voi mi ha detto io nel mio compito non ho segnato, non ho avuto come segnato il punteggio su due caselle dove comunque vi erano due o tre puntini, e quindi c'era, diciamo, un embrione, c'era una piccola striscetta che a mio avviso può essere una X e che può dar luogo al computo di questo ulteriore punteggio che mi farebbe entrare in posizione utile. Come dicevo, questi sono ricorsi che si fanno, e storicamente fa anche l'UDU cercando di venirvi incontro da ogni punto di vista, e devo dire che sono ricorsi che si vincono anche. E sono ricorsi che necessariamente non possono essere proposti insieme a quelli di natura collettiva. Qual è il leitmotiv della class action? Ovvero è quello di assimilare e mettere insieme delle posizioni assolutamente omogenee. Se non si mettono insieme delle posizioni omogenee, a quel punto il ricorso viene dichiarato di natura inammissibile. Parlate forse con uno dei fautori principali della class action italiana, in qualche maniera ce la siamo anche inventata noi con l'UDU, la portiamo avanti, è proprio il nostro cavallo di battaglia. Tuttavia riterrei di fare qualcosa di ingiusto e illegittimo a livello processuale se una persona che mi lamenta che l'aula in cui è stato messo e aveva dei problemi di concentrazione dal punto di vista clinico, questo soggetto, se lo vado a infilare nel gruppo dei maxi ricorsi o nel gruppo pilota, a mio avviso lo danneggio proprio dal punto di vista processuale. E danneggio anche gli altri, perché comunque manifesto al giudice che ci sono delle posizioni che non sono omogenee. Diverso è il caso se quest'altro ragazzo rinuncia a questa censura e a questo motivo e si uniforma a quello che è l'indirizzo e le censure che vengono proposte dal maxi ricorso, ricorsi pilota, collettivi e via discorrendo. Tra queste peculiarità dei ricorsi ci sono le peculiarità dei ricorsi con soggetti che hanno punteggi molto alti. I soggetti che hanno dei punteggi molto alti, a seguito di contestazioni di determinate domande, se a quelle domande hanno risposto in maniera esatta, comunque secondo l'indicazione della nostra perizia, che è giurata da docenti universitari, a quel punto possono andare al TAR e oltre quel blocco comune del maxi ricorso UDU, dei ricorsi piloti, delle violazioni dell'anonimato, eccetera, eccetera, avanzare un primo motivo di ricorso. Cioè dire, quello che diremo è tutto esatto, la procedura è viziata, il metodo è ingiusto, eccetera, eccetera. Tuttavia, a me basta un punto per entrare. E c'è questa domanda che è ambigua, c'è questa domanda
che è fuori programma e quindi mi dà necessariamente diritto ad avere un punto in più, più la deportazione e quindi a riottenere quel punteggio che non mi è stato dato e a riottenere la deportazione che mi è stata levata ingiustamente. A quel punto si va di fronte al giudice che effettua la prova di resistenza, ovvero al momento della Camera di Consiglio vede l'ultimo degli ammessi nella graduatoria, meglio glielo facciamo vedere noi, e dice: questo soggetto con un punto e 90 a quel punto entrerebbe a Roma, entrerebbe a Sassari. Questo è il superamento della prova di resistenza e se il magistrato, il TAR, in secondo grado il Consiglio di Stato, è convinto della bontà della perizia, a quel punto può ammettere quel soggetto, non in sovrannumero in prima scelta, ma magari direttamente alla sede dove con quel punteggio si sarebbe automaticamente collocato. Ci sono delle domande errate, ce ne sono tre, ci segnalano in particolar modo decisamente errate, ce ne sono altre fuori programma e via discorrendo. Ovviamente se un soggetto ha 20 punti, questo superamento della prova di resistenza diventa molto molto più arduo, perché a quel punto deve dimostrare di avere, ad esempio, proprio quelle 10 domande passa che noi contestiamo, di averle risposte tutte in un determinato modo, e quella prova di resistenza diventa più difficile, perché il giudice non si deve convincere di una domanda, ma di 2, 3, 4, 5 via discorrendo. Quindi il discorso dei quesiti mal posti, errati, o più risposte esatte, o nessuna risposta esatta, è un problema che riguarda tutti i test d'accesso, quindi, ma anche che riguarda i concorsi pubblici italiani. Abbiamo anche effettuato delle rivendicazioni nei confronti di queste commissioni che spesso non fanno neanche i verbali o li fanno male, su un ministero che in molte prove a numero chiuso subappalta la stesura dei quesiti, quindi c'è tutta una campagna, una battaglia per un test proceduralmente più corretto che in parte abbiamo anche condotto nel passato quando non siamo riusciti immediatamente a cambiare il sistema, così come poi è intervenuto di fatto in questi anni. I quesiti errati possono essere visti da due punti di vista, quindi possono essere visti per il soggetto che ha 29.3 e quindi magari con quella domanda e la riattribuzione della deportazione entrerebbe in posizione utile, nonché possono essere visti dal punto di vista anche del maxi ricorso. Perché chi mi dice che se quelle tre domande, 4, 10, eccetera, eccetera, che i periti riferiscono chiaramente errate, io a quel punto magari ho perso su quella domanda 5 minuti e a quel punto il mio test e quello degli altri è completamente sfalsato. Se proposta così, la censura è omogenea a tutti e quindi la perizia che è stata fatta e che verrà ancora perfezionata, a quel punto è oggetto di dibattito anche del maxi ricorso. Però cambia la prospettiva. Da un lato noi diciamo: io con quella perizia, con quella attribuzione di punteggio posso entrare in posizione utile in graduatoria presso la determinata sede X. Dall'altro lato, quindi dal lato del maxi ricorso, comunque anche del ricorso pilota, perché le censure, ripeto, sono tali e quali, dall'altro lato io a quel punto dico: tutta la procedura è viziata, c'erano 10 domande errate, 3 veramente errate, a quel punto io posso anche aver perso tempo su quella domanda errata, tra l'altro è statisticamente provato che i soggetti più preparati, quando si trovano di fronte a questi distrattori, perdono tantissimo tempo. Si chiama proprio effetto bias, cioè l'effetto di disorientante. C'è tutta una procedura, tutto uno studio, la dottoressa Barni l'ha chiamata, ha scritto anche un libro che è L'etica e la scienza esatta dei test. E questi distrattori, queste risposte errate, questi errori nel test, storicamente, scientificamente, incidono sui soggetti più preparati.
Quindi io ritengo che un test con 4 domande errate incida su tutti i candidati, in modo particolare con una graduatoria di natura nazionale, dove se Tizio va a Sassari, teoricamente si dovrebbe sviluppare un effetto domino e un effetto a catena che va a incidere su tutti quanti. Tuttavia questo è un concetto che storicamente non è sempre passato, per citare il Consiglio di Stato, è passato per una volta con un ricorso molto importante che fu fatto al TAR di Brescia, dove in quel caso il TAR lombardo individuò 4 domande errate. Con 4 domande errate ammise tutti quanti in sovrannumero, anche soggetti che avevano punteggi inferiori allo 0. È una pronuncia bellissima, è una pronuncia che sta anche sui nostri siti, tuttavia ritengo che non sia opportuno pubblicizzarla, nel senso che io non ritengo che oggi si sviluppi questa situazione per una serie di motivi. Ovviamente sarà richiamata, sarà oggetto emotivo di ricorso e via discorrendo. Quindi quello che cambia sul quesito è la prospettiva del vizio. In alcuni casi è atto a far entrare un determinato soggetto, in altri casi non lo è. La prima domanda era la seguente. Dice, avvocato, non è che questa tempistica dei 60 giorni per ricorso al TAR che partono dal 7 ottobre farà sì che poi alla fine passino solamente i ricorsi pilota e noi che magari non abbiamo aderito, non aderiremo, è scaduto il termine, eccetera, eccetera, a quel punto rimaniamo al palo e ci vediamo i nostri amici, concorrenti, compagni di studi che ci passano avanti. Io ritengo che, soprattutto in questo settore, io ritengo di saper fare il mio mestiere. Ritengo quindi di capire quali siano le situazioni processuali e non escludo, ma lo dico senza problemi, nel momento in cui io a livello pratico mi renda conto che questi tempi sono troppo stretti, che il TAR sta effettuando un'istruttoria sul sistema dell'anonimato, delle ricette e via discorrendo, e mi rendo conto di non riuscire a centrare più questi termini, io a quel punto aprirò, penso ovviamente parlo anche a nome del Voodoo, aprirò il maxi ricorso. Quindi nel senso che nessuno ha l'intenzione di, sarà un'ipotesi che non si verificherà. Quindi parliamo dell'aria fritta e non si verificherà. Se si verificasse, ovvero se ci accorgiamo di non stare più nei tempi per proporre il maxi ricorso, valuteremo con Voodoo, anche rispetto alle primissime pronunce, ai primissimi orientamenti, di aprire immediatamente, prima della scadenza dei termini processuali, di aprire il maxi ricorso. I maxi ricorsi stanno nel nostro DNA, siamo una struttura abbastanza capillare, sì, a volte rispondiamo poco al telefono, alle mail, però siamo una struttura che è in grado di organizzare un ricorso del genere in 5 giorni, anche per più di 10.000 persone. Ripeto, a mio avviso non si verificherà. Perché non si verificherà? Perché la tempistica non è solo di 60 giorni, ma è anche di 120 giorni. Quindi noi abbiamo la possibilità di impugnare gli atti al Consiglio di Stato. E dall'esperienza dello scorso anno, non solo si ha in alcuni casi la possibilità che la causa venga trasposta di nuovo al TAR, quindi tradotto, io vado al Consiglio di Stato e poi ritorno al TAR, ma in determinati casi il Consiglio di Stato è stato anche più garantista dello stesso TAR su varie tematiche. Tra l'altro quella dell'anonimato è una campagna che è stata riconosciuta proprio dai presidenti del Consiglio di Stato, con una un'adunanza plenaria che partiva dal caso di Messina. Mi viene posta la domanda sulla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica e dei ricorsi pilota quando ci sarà la prima udienza. Quelli non sono ricorsi pilota, quelli della scheda anagrafica. Andrea Core, che è responsabile del numero chiuso del Voodoo, ha aperto il discorso dicendo quelli che sono nell'immediato i ricorsi del Voodoo. I ricorsi del Voodoo sono il maxi ricorso di veterinaria,
dove ci sono due domande dichiarate già errate dal Ministero. Il Ministero ha abbonato due domande e trovate tutto sui nostri siti o sul mio, su YouTube, scoprendo sulle modalità di adesione. Vi è il ricorso per gli extracomunitari, che a nostro avviso è un ricorso importante in termini di principio, ma anche per far emergere una disparità di trattamento, perché nel momento in cui il Ministero mette a bando dei posti e questi posti per gli extracomunitari non vengono distribuiti né agli extracomunitari né ai comunitari, a mio avviso viola le norme della buona amministrazione. E propinando un ricorso per questi ragazzi che sono rimasti esclusi, molto spesso con punteggi molto bassi per questioni linguistiche e via discorrendo, a quel punto propinando questa tipologia di ricorsi e facendoli entrare in graduatoria, possiamo far emergere anche dal punto di vista etico una disparità di trattamento. In soldoni, io ho 25, sono comunitario, non entro, lì mi entrano con 18 punti. Quindi l'obiettivo è elaborare una strategia a 360 gradi, anche abbastanza complessa, e nei vari passaggi la comprenderete in parte, perché a volte anche gli addetti ai lavori la comprendono in parte. L'obiettivo è elaborare una strategia in grado poi di arrivare all'obiettivo finale, che è far entrare tutti i ricorrenti. Questo l'abbiamo centrato lo scorso anno, dove addirittura abbiamo assistito al paradosso che i ricorsi individuali in alcuni casi hanno avuto l'immatricolazione e il provvedimento successivamente al maxi ricorso. Perché il ricorso è un animale strano, nel senso che uno quando sa quando inizia, non sa quando finisce. Se inizia per primo, non è detto che finisca per primo. La mancata sottoscrizione della scheda anagrafica è un ricorso che l'UDU avalla. Noi abbiamo fatto anche una distinzione in termini di reddito, a mio avviso è molto importante. Abbiamo scelto una soglia che è quella di 15.000 euro per una serie di motivi. L'ISEE, UDE, tiene conto di una serie di fattori, una cosa diversa dall'ISEE. Tiene conto delle locazioni, tiene conto dei membri e componenti dello stato di famiglia, dei figli e via discorrendo. Abbiamo anche lì inoltrato un ricorso pilota che già è stato accolto, è un vero e proprio ricorso, non è un antecausam, così come è successo in un altro caso, ed è un ricorso che è stato accolto dal Presidente del TAR con un decreto monocratico, ovvero il Presidente Caruso del TAR ha detto prima fase la questione, la vicenda della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica presenta profili di fondatezza che andranno confermati il 5 novembre, mi pare di ricordare questa la data, da tutto il TAR in composizione collegiale. Quindi per il resto degli altri ricorrenti della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica sarà fondamentale vedere il passaggio del TAR in composizione collegiale, anche perché poi dopo il TAR è un organo collegiale e quindi decide quantomeno con tre magistrati. La questione della soccombenza, salto la vicenda di Bologna, Vanessa e Paolo, che è il nostro coordinatore del Ludo Sapienza, hanno ben esposto. La questione della soccombenza e dei costi. Quando si fanno le cause c'è chi perde e c'è chi vince. Dopo la riforma del codice del processo amministrativo, la regola è che chi vince ha la refusione delle spese legali, chi perde è condannato e soccombe e quindi paga le spese legali. Tuttavia, se avete pagato il ricorso per la mancata sottoscrizione a 100 euro o 50 euro per veterinaria, il giudice non tiene in considerazione quello che avete pagato, perché da un lato allora se un soggetto va dal professor Coppi, tanto per parlare di professori della Sapienza, che ha delle parcelle molto alte, la parcella del professor Coppi non può ricadere sulla controparte come pagamento. Quindi ovvero i giudici si orientano con una sorta di tariffari, quindi con una sorta di dati medi, facendo delle condanne alle spese. Le condanne alle spese sono divise ovviamente tra i partecipanti. Devo dire che è inutile parlare degli scorsi anni,
perché gli scorsi anni intanto abbiamo avuto un accoglimento complessivo, quindi non abbiamo l'indicazione di come condannavano le spese lo scorso anno, perché non lo sappiamo, perché in linea di massima non hanno condannato. Tuttavia, cito la vicenda delle specializzazioni mediche, che è stata una campagna per noi molto importante, perché come dicevo rappresenta la profondità alla lotta sul coronavirus, rappresenta guardare anche oltre di quello che è l'immediato ingresso a medicina, rappresenta quello che è l'uscita, l'imbuto e via discorrendo. Tuttavia il TAR del Lazio, per quanto riguarda il principio della condanna alle spese, sulla vicenda delle specializzazioni mediche ha iniziato a condannare alle spese, tra l'altro anche in maniera abbastanza pesante. Io qui ho due rappresentanti del coordinamento mondo medico e saluto, che sono sedute in prima fila, che sono venute a sentire questa riunione, e lo possono confermare. E possono confermare come poi questa condanna alle spese è stata anche riformata dal Consiglio di Stato. Quindi io potrei anche non citare questo episodio, che in qualche maniera rappresenta una prima sconfitta in primo grado, ma non ho problemi di mostrare quali sono le mie ferite. Ci siamo rialzati, siamo andati al Consiglio di Stato, che ha riformato, ha rimandato la palla al TAR e ha anche detto che quella condanna alle spese è illegittima, non vale tradotto. Però io da lì presagisco un prossimo orientamento del TAR del Lazio. Noi avvocati dobbiamo basarci sui precedenti, però guardando anche la casistica particolare, che come ho detto all'inizio non può essere presa come riferimento la casistica dello scorso anno, dove tutti quanti sono passati. Può darsi pure che il TAR del Lazio applicherà il principio della compensazione, cioè tradotto, se vi siete messi d'accordo con noi con 50, 100, 1000, 100.000 euro, avrete soltanto il pagamento nei nostri confronti e non quello nei confronti della controparte. Però secondo me è corretto avvertirvi che quando si fa una causa, normalmente da codice di procedura civile, se ci sono avvocati qua presenti in quest'aula lo confermeranno, a quel punto normalmente si applica e si applicherà il principio della soccombenza: chi perde paga. Queste condanne possono andare da 100 euro a 750, però non è prevedibile. Se uscisse una condanna per 1000 euro, per 2000 euro, sicuramente non andreste sui giornali. Ovviamente lavoreremo per vincere, quindi per non avere condanne alle spese, questo sia più che chiaro. L'ultima domanda che mi veniva posta, la questione degli scorrimenti. Il ricorso è inficiato dagli scorrimenti, o meglio, se a un certo punto la graduatoria arriva a me, se io accetto il posto, a quel punto come mi metto con il ricorso? È una situazione che probabilmente con molti di voi si verificherà. Anche sul punto noi abbiamo fatto delle FAQ, ve l'abbiamo spiegato, però il nostro campo, che è quello giuridico, a volte presenta tante zone grigie, quindi non è possibile dire sì o no. Se dovessi propendere per una risposta molto semplice e diretta, direi in linea di massima gli scorrimenti non vanno a incidere sul ricorso. Quindi io entro a Sassari e vado avanti sulla mia prima sede, che è la Sapienza, Tor Vergata e via discorrendo. E questo è il mio pensiero in assoluto, perché comunque siamo gli artefici dei ricorsi per la prima sede, cioè tradotto si entra, si va nella prima sede, che è quella che ho indicato su Universitali al momento dell'iscrizione, che tra l'altro anche se mi sono pentito non posso più cambiare. Tuttavia potrebbero esserci pure delle posizioni diverse da parte del TAR, e quindi magari dire sei in punteggio che sei prossimo all'ingresso, quindi probabilmente non verrai richiamato, c'è anche giurisprudenza di questo tipo, quindi probabilmente verrai richiamato, a questo punto non hai interesse alla cautelare e quindi riproponi la cautelare, la tua richiesta di ammissione con riserva in una fase successiva. Questo per dire, le casistiche sono tantissime, in linea di massima comunque la risposta è che gli scorrimenti non vanno a inficiare la vicenda del ricorso, e quindi ciò vuol dire che dovete proseguire a fare la conferma di interesse e vedere secondo me correttamente il ricorso per quello che è.
noi diciamo sempre il ricorso è un'opportunità in più, un'opportunità in più legale, qualcosa che noi vediamo che trascende anche l'aspetto giuridico, quindi è un percorso che facciamo anche con tutti voi, se vista in questa maniera può essere affrontata anche nella corretta maniera, perché poi dopo, e ritorno al discorso perché non abbiamo preso 50.000 procure, che detto proprio in soldoni sono giustamente soldi, perché nel momento in cui uno chiede una procura a un ragazzo di 18 anni, a volte 17 anni, anche per determinati motivi, per quanto è chiaro genera delle aspettative in queste persone. Quindi dal nostro punto di vista c'è anche una prudenza che spero che verrà valutata come eccessiva, ma che a mio avviso non è mai troppa. Ovviamente per le domande tecniche c'è l'avvocato, però è già la seconda, se non terza volta giustamente che ci viene posta la domanda su che cosa si muove da un punto di vista politico per il superamento di questo sistema che già all'inizio della giornata di oggi avevamo segnalato come fallace e sbagliato. Banalmente l'anno scorso, per chi ha seguito un po' la cronaca nazionale al riguardo, ricorderete sicuramente le dichiarazioni del ministro Giannini, la quale aveva paventato l'ipotesi di inserire un modello francese. Cos'è il modello francese? È un test che non viene fatto prima, quindi nella fase, diciamo, di passaggio dall'istruzione superiore all'università o comunque da un altro corso, un corso di medicina, ma semplicemente c'è un primo anno libero di medicina, al termine di quello viene fatto un test. Era sicuramente un modello diverso da quello attuale, su cui si sarebbe aperta una discussione, le organizzazioni studentesche e prima fra tutte l'UDU sarebbero intervenute con una propria opinione applicando dei metodi migliorativi a quel sistema, che probabilmente come sistema di partenza è migliore di quello attuale. Qual è stata la risposta che però il mondo politico ha dato a quella situazione? È stato un intervento dell'uomo forse più vicino al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ossia il sottosegretario Davide Faraone, che con un tweet della brillante rapidità ha risposto dicendo che c'era stato un lapsus, un errore da parte del Ministro Giannini, dicendo che il test rimaneva così com'era. Io domani alle 16.30 più o meno prendo un treno e vado a Udine per due giornate nazionali organizzate dal Partito Democratico, che sono pubbliche, e all'interno del quale ci sarà un tavolo nel quale si parlerà di numero chiuso e di accesso all'università. Il tema è sicuramente al centro del dibattito, però ricordava giustamente prima la ragazza, ci sono tutta una serie di interessi economici, politici e non solo, per cui questa battaglia che portiamo avanti da soli e che tante volte vi assicuro ci siamo sentiti come Don Quixote contro il mulino a vento, ci vede combattere contro qualcosa di veramente grande, che sono anche gli ordini professionali, che sono gli interessi economici, perché banalmente tanti di voi hanno magari pagato delle quote per sostenere dei corsi, dei precorsi, per prepararsi a svolgere il test. Vi rendete conto che sono delle cifre economiche mostruose e che costituiscono un enorme vantaggio per chi da dietro governa un attimo questo sistema. Noi come sindacato studentesco ci perdiamo le notti a studiare dei metodi alternativi, a proporli in ogni tavolo possibile, li proponiamo nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, li proponiamo in ogni intervento pubblico che facciamo. Spendiamo gran parte del nostro tempo, specie in questo arco dell'anno che va dal test ai mesi successivi, proprio unicamente dietro i ricorsi. Esiste nel nostro esecutivo nazionale una figura come la mia che si occupa unicamente di ricorsi, di numero chiuso, di accesso all'università. Quindi quello che noi possiamo garantire è che ce la mettiamo tutta. Ovviamente però fin quando il dibattito pubblico che ci sarà e che c'è su quel tema vede da un lato gli studenti contrapposti e dall'altro degli interessi più grandi, gli stessi professori che non si battono, non spendono una parola, non intervengono, e banalmente siamo noi e l'avvocato Bonetti che annualmente ci sbattiamo, perdonatemi il termine, per cercare di risolvere il problema, e addirittura c'è qualcun altro che se ne avvantaggia della situazione per lucrarci, se no facendo pagare delle cifre assurde per dei precorsi o facendo altre mosse giudiziarie che noi reputiamo sbagliate, sarà un qualcosa che sicuramente non riusciremo a risolvere nel 2016.
però vi assicuro, noi non è dal 2007, noi è dal 94, quando siamo nati, nel documento fondativo dell'Unione degli Universitari c'è scritto che l'Unione degli Universitari si sarebbe battuta per superare ogni accesso limitato come il numero chiuso o il numero programmato locale. Dal 99, ossia dalla famosa legge che prima è stata citata, la 264 del 99, che introduce il numero chiuso a livello nazionale, Ludo ha portato avanti battaglie ogni singolo anno. Non c'è stato un anno che Ludo non si è battuta nei tribunali e fuori affinché venisse superato questo numero. Abbiamo riportato sicuramente dei grandissimi successi. Il fatto che l'anno scorso siamo riusciti a far immatricolare in soprannumero 7.000 studenti ci ha permesso di avere un confronto col ministro e ci ha permesso di avere un ministro che intervenisse sull'argomento e dicesse: iniziamo a pensare a un modello francese. La risposta da parte dell'entourage del Premier è stata no, assolutamente no, continuiamo con questo modello. Se noi riusciremo a portare avanti e a portare a casa dei risultati significativi, sicuramente saremo avvantaggiati, però sicuramente non ci stanno né scoraggiando né altro. Ludo c'è da 20 anni e ci sarà ancora e continua a battersi per voi, per superare questo sistema. Ovviamente speriamo di non ritrovarci in questi tavoli negli anni futuri, solamente noi e qualche altro. Speriamo che l'argomento, nel momento in cui riguarderà un numero sempre più ampio di persone che vengono escluse da un sistema che non funziona, come quello del test di numero chiuso, diventi anche un argomento più centrale nel dibattito pubblico e ci permetta di inserirci e di fare determinate manovre politiche che portino al superamento di questo stesso limite. Il ricorso deve essere preso con un'opportunità di più, quindi voi il corso da scegliere fatelo a prescindere. Tra l'altro io penso che in caso di accoglimento ci sarà l'ammissione in prima sede, non so quale indicato, se è indicato come. Perfetto. Però non è una certezza, è che, e così riprendo l'esperienza dello scorso anno. Lo scorso anno noi abbiamo fatto passare l'ammissione in prima sede, che è stata un'ammissione molto discussa, perché ad esempio a Bari vanno 3.000 ricorrenti, perché c'era l'aspetto mediatico del plico, abbiamo fatto tante riunioni, eravamo forti, avevamo investito su quella città per una serie di motivi, e quindi 3.000 persone passa si sono immatricolate a Bari, con un certo disagio da parte degli organi universitari. Quindi che cosa si è sviluppato? Il Ministero, subito dopo, ha emanato una nota ministeriale in cui ha fatto una graduatoria tra i ricorrenti spartendoli all'interno delle varie facoltà universitarie. In quel caso questa nota è stata da noi fatta ritirare, o meglio, do a Cesare quel che è di Cesare, insomma, è stata fatta ritirare immediatamente da lui, che ha iniziato all'interno degli organi del CNSU, che è sostanzialmente il Parlamento degli studenti, dove l'Unione degli Universitari ha la maggioranza, ha iniziato la presidenza, maggioranza relativa con le alleanze, ha iniziato un dibattito che ha portato al ritiro di questa nota. Questo è il motivo per cui tutti quanti dello scorso anno sono immatricolati in sovrannumero e in prima sede. Però c'era stato un tentativo da parte del Ministero di dire: ok, a Bari ne abbiamo 3.000, iniziamo a cercare di distribuirli in maniera diversa, magari a seconda del punteggio, facendo una graduatoria, a seconda dei posti che sono rimasti liberi, a seconda degli atenei che possono ospitare più o meno soggetti. Quindi questo per dirle, lei la scelta la deve effettuare con la sua testa, prendendo atto di tutte le informazioni che vengono ricevute in data odierna, perché chi dice che si andrà in prima opzione non dice anche l'altro pezzo, cioè ovvero che si potrebbe anche non andare in prima opzione se magari ci fossero, concludo, io cerco sempre di dare una risposta anche ad altre persone che si trovano, arrivo al suo caso. Quindi per quanto riguarda la sua scelta, le ripeto, la deve fare, l'andamento del ricorso è una cosa a parte che non si sa quando ci sarà, non si sa quando sarà, non si sa in che sede sarà. Per quanto concerne l'aspetto che le diceva Paolo del trasferimento, della spesa e via discorrendo, in linea di massima, sempre in linea di massima, noi consigliamo
l'immatricolazione nel corso a fine, se vi interessa il corso a fine, della sede di prima scelta. Quindi nel senso che se avete fatto il test alla Federico II, a quel punto a nostro avviso è forse più opportuno, tenendo in considerazione situazioni personali, altre cose che dovete valutare voi, immatricolarsi presso la Federico II, perché grosso modo l'immatricolazione per una serie di motivi potrebbe e dovrebbe avvenire lì, salvo note di Bari come quella dello scorso anno e via discorrendo. Nonché perché a quel punto, se voi siete immatricolati presso la Federico II a professioni sanitarie e chiedete il trasferimento a seguito dell'accoglimento del ricorso alla Federico II a medicina, potete chiedere anche che le tasse vengano considerate, una serie di problematiche, vengano considerate che non ripaghiate di nuovo e completamente le tasse universitarie. Questo magari è qualcosa che non incide a molti, però noi cerchiamo di dare degli indirizzi di massima. Paolo ricordava la vicenda dello scorso anno, ovviamente sono cose da vedere da segreteria a segreteria, da Tor Vergata alla Sapienza, cambia il mondo. Però noi in ogni caso, quando e se si vince il ricorso, consigliamo il trasferimento. Okay? Questo perché? Lo consigliamo perché in questo modo i soldi delle tasse universitarie, almeno in parte, possono passare e non c'è un emolumento economico in più da pagare. Nonché perché tutta l'università è ormai a numero chiuso. Quindi se magari si passa da un corso di professioni sanitarie, se c'è un trasferimento, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa benedetta riserva si sciogliesse in senso negativo, a quel punto uno può cercare di tentare il procedimento inverso, cioè ovvero ti sei trasferito la fisioterapia, che è un corso a numero chiuso, come ti sei sudato anche quell'ammissione con un test superato, a quel punto tu puoi cercare di ritornare indietro all'altro corso a numero chiuso. Diverso è il caso se uno fa la rinuncia. Se uno fa la rinuncia dal corso di professioni sanitarie, biologia, chimica, eccetera, eccetera, vi potrebbero eccepire in una fase successiva che non avete la possibilità di ritornare nel corso a numero chiuso. Perché? Perché avete effettuato la rinuncia. Ora, molte università e facoltà, quando andate là, vi consigliano la rinuncia. Questo perché? Perché la rinuncia è più immediata. Non c'è un problema di convalida, di esami, di lezioni, esoneri, eccetera, eccetera. Quindi loro prendono atto della rinuncia, a quel punto a volte c'è anche una forma di convalida a livello economico delle somme che avete versato e passate immediatamente. Però a quel punto, se la riserva si sciogliesse in senso negativo e se provenite da un altro corso che è a numero chiuso, potete avere successivamente dei problemi a ritornare indietro. Mentre gli atenei normalmente, anche se uno ci ripensa, tra virgolette, nel caso di trasferimento danno la possibilità di ritornare al corso originario. Riprendo l'elenco delle domande, poi ritorno diffusamente su varie questioni. Sulla domanda dal punto di vista politico penso che Andrea e Paolo abbiano risposto più che correttamente e mi approprio del loro pensiero, insomma, che condivido pienamente. Si parla di un sistema francese per il prossimo anno, si parla con tante difficoltà, si dicono tante inesattezze, si parla, forse questa è proprio l'espressione giusta da adoperare. Tra l'altro noi di queste 7.000, 8.000 e passa missioni sovrannumerarie, noi avremo i meriti a dicembre. I meriti è la sentenza definitiva, si scioglie la riserva. Io ho l'idea che questi procedimenti andranno tutti bene, quindi sono, ho l'auspicio e l'idea che tutti questi procedimenti andranno bene. E penso che il Ministero, che io spero perderà 8.000-0, non potrà non tener conto, così come non potrà non tener conto la politica italiana, di aver perso a dicembre 8.000 zeri. Ora, è vero che alcuni processi, come correttamente ricordavano tutte le persone presenti a questo tavolo, hanno di fronte dei meccanismi forse più grandi di noi, insomma, in questo paese cambiare a prescindere è una cosa molto, molto, molto complessa.
interessa. Se mai facessero un sistema alla francese, è chiaro che noi ci ritroveremo in mezzo un anno, una sorta di un anno di transizione, e magari sarebbe anche agevolato lo strumento del ricorso. Noi abbiamo uno scorso anno dove di fatto abbiamo avuto un sistema alla francese, perché poi dopo sono stati selezionati sul campo, insomma, con una serie di ostacoli che sono stati frapposti ai ricorrenti, però di fatto tutti coloro che hanno fatto ricorso da 15 euro, 300 euro, 1000 euro, sono tutti quanti passati e sono stati iscritti in sola numero. Se mai aprissero rimarrebbe un anno di vuoto. È chiaro che i giudici, ripeto, decidono così come giustamente è, secondo diritto, però non potrebbe non essere agevolata da una fattispecie del genere la pronuncia dei giudicanti. La domanda di quello che si legge su Facebook, sull'udienza del 5 novembre, di quanto quest'udienza potrà incidere sulla vicenda generale dei ricorsi. Io ho un rapporto in generale con la tecnologia un po' complesso, in modo particolare con i social network. Sono stato costretto anche dai ragazzi dell'UDUA ad adeguarmi, quindi a stare al passo, quindi a farmi la mia pagina, dove normalmente metto una serie di risposte ai vostri commenti, e normalmente al 99% lo faccio personalmente, cerco di non delegare questa attività. Tuttavia, quando si dà una risposta non si ha la possibilità di avere una platea, di sedersi, di parlare per due o tre ore. È anche una risposta che deve essere poi metabolizzata da tutti quanti, facilmente individuabile e via discorrendo. Quindi noi con l'UDU storicamente prendiamo come riferimento per la nostra linea comune quella che è il sito internet, cioè ovvero la nostra posizione, quindi faccio un passo indietro, un passo avanti nelle domande, la nostra posizione pubblica è quella che viene, per gli aspetti politici legali, quella del sito www.udu.it, nonché per le questioni più locali, quella dell'Udu Sapienza e via discorrendo. La mia posizione legale è quella che esterno pubblicamente sul mio sito. Noi a volte ci troviamo un po' in difficoltà, facendo un po' di ironia, magari scriviamo, noi consigliamo il ricorso per il soggetto che ha più di 25 punti, e poi dopo arrivano 10 telefonate e dice: ho letto che sul sito fate ricorso per chi ha più di 25 punti, ma io che ho 19 lo posso fare? Diceva, l'abbiamo. E ovviamente non è che rispondo sempre io, tra l'altro lo dico espressamente, io con i miei partners, con i miei colleghi, dialogo, ho un confronto costruttivo, dialoghiamo e poi prendiamo una linea comune. E a volte questa linea non è pienamente comune, perché poi dopo io ho fatto anche dei passaggi, ci sono delle zone grigie dove ognuno, domani sarà così nel vostro campo, dove ognuno può avere la sua posizione. E io con il discorso che ho fatto iniziale, ho detto l'adunanza plenaria dice una cosa molto logica e semplice: se un procedimento è viziato, lo è viziato per chi ha 30.9 e per chi ha 0 punti, ma anche per chi ha meno 6 punti. Quindi astrattamente, precedenti alla mano, il ricorso si può fare per tutti, sotto 20, 20, 30 punti, meno 40 punti. Tuttavia io ho fatto un discorso più ampio, ho detto: visto che noi partiremo da dei piloti, il termine piloti non vuol dire maxi ricorso e non vuol dire ricorso collettivo, visto che noi partiamo dai piloti, preferirei al condizionale avere dei punteggi che si attestino in determinate soglie, che vanno dal 25, 26 e 27. Tuttavia, e vi dico che questa è un'ulteriore posizione che è difficile da mantenere, anche con un messaggio da far passare, noi, e la linea, penso di parlare anche a nome dell'UDU, non riteniamo di fare un numero chiuso nel numero chiuso dei piloti, insomma, sarebbe proprio la contraddizione in terminis per antonomasia. E quindi il mio indirizzo poi è stato: noi diamo questa linea pubblica, tuttavia se poi le persone, dopo aver letto il sito, dopo aver sentito la nostra voce nelle assemblee, dopo aver parlato con l'UDU, dopo essersi fatti una loro idea, decidono e ci chiedono comunque di partecipare
partecipare, non saremo a dire no, tu hai sotto 20, non devi parlare, vattene a casa. Questa non sarà la nostra linea. E quindi probabilmente lei ha incontrato un collega che le ha sintetizzato velocemente questa posizione, che ripeto, è chiaramente detta, scritta su pagine, Facebook, siti, e concludo, io poi dopo consideri, quando parlo con una persona cerco di toccare dei temi che possono essersi verificati, che prescindono dal suo caso, quindi non mi riferisco solo con l'interlocutore, insomma, rispondo alle domande in generale. E probabilmente sarà così, perché l'adunanza plenaria prevede proprio questa, l'adunanza plenaria che sarebbe la sentenza per antonomasia, tutti i presidenti del Consiglio di Stato riuniti che danno l'indirizzo dicono questo, il punteggio non conta. Il TAR del Lazio, però le dico anche l'altra faccia della medaglia, lo scorso anno, quando noi affrontammo il maxi ricorso collettivo, trattò e discusse con noi questa questione dei sottoventi, e tra l'altro quest'anno sono tantissimi, perché mi risulta che siano il 52%, quindi anche percentuali diverse dallo scorso anno, quindi forse il discorso cambia anche. E il TAR del Lazio poi alla fine si adeguò alla plenaria, quindi tradotto, negli 8.000 che citava Andrea e Paolo, che citavano, ci sono anche soggetti con meno 10 punti. Quindi se io le dovessi dare, se dovessi dare in generale un parere pro veritate, se il sottoventi può fare il ricorso, a mio avviso dal punto di vista giuridico lo può fare. Tuttavia, visto che era mia intenzione selezionare un po' questi piloti, magari facendo passare determinati messaggi, abbiamo il diritto di dare delle indicazioni di massima, e vi assicuro un po' queste indicazioni di massima sono passate. Con questo per dire, se una persona oggi mi viene e dice io per una serie di motivi sono stato male, non ho saputo nulla, ho una situazione particolare, lo voglio fare, ho l'ISEE inferiore ai 15.000 euro, probabilmente lo prendiamo anche domani o dopodomani, non è questo il punto, magari non lo prendiamo tra 10 giorni, questo è il discorso, perché sennò i piloti diventerebbero nuovamente 50.000 e avremmo quei problemi che vogliamo evitare. Perché noi che cosa vogliamo evitare? Vogliamo evitare che una moltitudine di ricorsi presentati che inondino il TAR possa portare il Tribunale Amministrativo a dire no, immediatamente. Quindi noi vogliamo portare invece il TAR, vogliamo portare al TAR dei casi senza ingolfarlo, farlo decidere con serenità e a quel punto dare degli indirizzi anche a tutti i ricorrenti, perché è nostra intenzione farvi entrare, è nostra intenzione fare il nostro maxi ricorso che facciamo da 2 anni, che 3 anni fa non abbiamo fatto perché non era fondato, quindi nel senso che l'accesso a medicina e alle facoltà numero chiuso si ha per dei vizi formali, e storicamente ci sono stati degli anni in cui i vizi erano più forti e degli anni in cui i vizi erano meno forti. Ora, quest'anno c'è un principio di violazione che io stesso vedo, tuttavia non vedo in questa maniera lampante, e vi dico anche che questo vizio è talmente generale e la richiesta di ricorso quest'anno è talmente alta che se passasse il pilota si aprirebbe immediatamente a 50.000. Secondo me la strada è partire da piccoli gruppi, aspettare e poi dopo vedere l'apertura successiva, quindi di fare le cose più gradualmente possibile. Io lo dico proprio sapendo a volte di far passare dei messaggi difficili, di prendermi anche le antipatie di tante persone, di tanti colleghi, perché poi nel momento in cui io dico si farà un maxi ricorso, se si farà il prezzo è da 15 a 50 euro, io ammazzo il mercato, chiaramente, e vado anche contro quello che è il mio interesse professionale, però ritengo che il ricorso non debba diventare la tassa occulta per l'ingresso all'università, quindi un conto, un prezzo simbolico, e da quel poco che io conosco le persone che giudicano, io so che la campagna collaterale che ha fatto alla battaglia culturale Ludo, quindi tutta questa campagna politica, culturale che è stata fatta da Ludo, ha portato verso la verità, perché anche chi giudica, se sapesse che è uno strumento elitario, che è una tassa aggiuntiva, è ovvio che andrebbe su posizioni più restie. Questa è una mia visione anche di una strategia complessiva. Voi cercate di prendere come riferimento intanto il nostro sito, quindi se quello che io scrivo è chiaro,
a quel punto non telefonate per chiedere il chiarimento sul chiaro. Quindi se, e secondo me se uno dice è consigliabile farlo dal 25 in poi, ci sono poche interpretazioni, insomma, questo è il mio punto di vista. Ogni ricorso collettivo, che vuol dire ricorso collettivo? Tecnicamente ricorso collettivo è per due soggetti, da due soggetti in su. Il ricorso per 1000 persone è collettivo quanto il ricorso per 2 persone. E così rispondo diffusamente anche ad altre domande. Il maxi ricorso, noi intendiamo una campagna di natura nazionale in cui si coinvolgono tantissime persone. Per i ricorsi pilota noi intendiamo dei ricorsi collettivi per sedi, quelli a 300 euro per capirci, quindi con delle suddivisioni per l'omogeneità delle posizioni. Quindi magari possono essere divisi per aule, perché a Catania o alla Sapienza c'è stata un'aula dove un verbale abbiamo rinvenuto una determinata cosa e vogliamo vedere se passa quella tipologia di ricorso. Potete essere suddivisi tra sopra 20, sotto 20, polo continuo, policlinico, l'altra Sant'Andrea, Tor Vergata e via discorrendo. La suddivisione la facciamo noi sull'omogeneità per vedere quello che passa. Poi, ovviamente, se passa la questione del verbale dell'aula X e se nell'aula X ci sono state solo 5 persone che hanno fatto il ricorso, quello a 300 euro o i 15.000 sotto i 6, a quel punto noi diremo, a nostro avviso, si vince solo per quelle aule che hanno quella tipologia e a quel punto facciamo quel maxi ricorso. Se invece passa, come auspichiamo, il problema delle pecette, della contraddittorietà del bando, della differenza tra il bando, le istruzioni ministeriali, di quello che è stato verbalizzato, il principio della paternità del compito che è stato violato, a quel punto noi diciamo è stato violato un macro vizio, a quel punto facciamo un maxi ricorso, che è sempre tale quale un ricorso collettivo con le stesse dimensioni, però siamo in grado di proporlo perché abbiamo visto come hanno deciso prima per le censure che sono quelle accoglibili. Quindi, tradotto, a quel punto riusciamo a estendere la tutela a tutte le persone che versano in quel caso. Perché non l'abbiamo fatto nelle altre? Perché io, ictu oculi, come diciamo noi, faccio l'esempio della scheda anagrafica, così rispondo alla domanda del 5 novembre, che era quella la risposta a cui stavo dando la domanda che stavo dando la risposta. Se io mi accorgo che ictu oculi, l'esclusione di un soggetto per una mera firma è una grande irregolarità, io mi sento sicuro della bontà giuridica di quello che sto vendendo, passatemi un brutto termine, e a quel punto dico, si può aprire un ricorso collettivo di posizioni più grandi rispetto a quelle di questi pilota. E a quel punto cerco di aggregare tutte le persone. Tant'è che ho già avuto il primo placet da parte del TAR con un decreto di accoglimento. Ora, ovviamente, se il 5 novembre, facciamo la malaugurata ipotesi, il TAR ci dicesse no, hanno messo la sottoscrizione? Bene, non l'hanno messa, vanno tutti a casa. Io a quel punto stopperò immediatamente ogni forma di adesione a quel ricorso, perché quello è l'indirizzo del TAR. Questo è il senso del maxi ricorso, che verrà fatta una cosa più di massa, anche più economica, perché il principio qual è? È l'accesso a tutti quanti. Quindi l'aspetto economico ha una soggettività infinita, perché quello magari per alcuni soggetti è qui la ragione della distinzione sul reddito, perché 300 euro per determinati soggetti possono non essere nulla, per determinati soggetti che hanno un reddito ISEE di 1000 euro possono essere tantissimi. Quindi noi cerchiamo di far partecipare tutti, di dare a tutti quanti l'opportunità, e questa è la nostra storia. Quindi, ricapitolando, un conto sono i ricorsi individuali, un conto sono i ricorsi piloti che verranno suddivisi per sedi, sottocategorie e via discorrendo, e un conto sono i maxi ricorsi che partiranno in caso di accoglimenti dei nostri ricorsi. Ma chi ha già fatto, scusi, il ricorso pilota, quindi non può partecipare al maxi ricorso in linea teorica? Quindi forse conviene ritirarsi dal ricorso pilota? Qualcuno dice così e qualcuno dice di no. Lei che cosa dice? Lo sa che non è che si può predire quello che sarà il futuro. Da qualche parte bisogna partire, questo è quello che io dico.
cioè nel senso che questa è una battaglia, come tale deve essere affrontata, deve essere affrontata da parte nostra con trasparenza e da parte vostra come un'opportunità in più per poter entrare all'università. Se affrontata in questa maniera, secondo me abbiamo un approccio corretto da tutte e due le parti, questa è la mia opinione. Ci sono molte persone che vengono in processione per i piloti e noi cerchiamo di arginarli, perché questa è la verità, e di far passare anche un'informativa che, ripeto, è scritta, è quella più facile da far passare, perché poi le assemblee sono quelle che sono, la richiesta di contatto da parte vostra è tantissima, anche noi la pensiamo al nostro interno in maniera diversa, però io l'invito che vi faccio è quello di vedere la nostra linea comune e poi a farvi direttamente una vostra idea. La risposta del 5 novembre sulla scheda anagrafica sicuramente sarà una risposta importantissima, però a mio avviso non andrà ad incidere sull'altra tipologia, quindi la scelta di fare o meno il maxi ricorso non dipenderà dall'esito della pronuncia del 5 novembre, questo rispondendo in maniera molto chiara. Sarà comunque un altro tassello, diciamo, in questo raggiungimento del traguardo, perché sarà comunque un ulteriore pronunciamento positivo, quindi un'ulteriore apertura da parte del TAR, però non passerà dal 5 novembre la determinazione di fare o meno il maxi ricorso. Sulla modalità di adesione a questo maxi ricorso mi veniva posta una domanda specifica. Allora, noi normalmente il maxi ricorso lo organizziamo con il supporto locale dell'Unione degli Universitari e comunque con l'inoltro a mezzo posta delle raccomandate contenenti tutta la documentazione. La domanda se col soprannumero ci si può immatricolare subito o anche successivamente, e la conseguente domanda sulla convalida degli esami nel frattempo fatti presso altri atenei, presso altri corsi di laurea e via discorrendo. Allora, noi da sempre, quando c'è l'accoglimento, quindi col provvedimento della sospensiva, da sempre consigliamo l'immediata immatricolazione. Questo è il nostro consiglio di massima e vi invitiamo anche a seguire i nostri consigli. Questo perché, ovviamente, se a me mi venisse posta la domanda dal punto di vista tecnico e se ci fosse un laureato in legge, un laureando e via discorrendo, mi potrebbe eccepire: avvocato Bonetti, i provvedimenti non sono come i latticini che hanno una scadenza, i provvedimenti valgono sempre, quindi io mi posso iscrivere anche dopo 3-4 mesi. Tuttavia, noi questa realtà universitaria la conosciamo abbastanza bene e poi fisicamente ci va Paolo ad accompagnargli alle immatricolazioni. Che cosa si verifica presso alcuni atenei? Si verifica che dal loro punto di vista, cito il caso di Tor Vergata, dal loro punto di vista loro ritengono il ricorso lo strumento peggiore per l'immatricolazione. Perché anche l'accesso libero, ad esempio la facoltà di lettere, ha le sue regole, cioè l'immatricolazione va fatta entro il giorno X, ed è vero che è libero, però se io arrivo a metà anno devo aspettare per iscrivermi o comunque devo fare determinate procedure e via discorrendo. Quindi ci sono determinate università e facoltà che mandano delle lettere, e qui Tor Vergata, io penso una parte di voi sicuramente avrà fatto domanda a Tor Vergata, in queste lettere dice: Tu ti puoi immatricolare entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Tu ti puoi immatricolare entro il 30 ottobre. Se non viene rispettato questo termine, spesso e volentieri non vi immatricolano successivamente. Quindi bisogna iniziare dei procedimenti di ottemperanza e via discorrendo, che fatti all'interno di un ricorso collettivo possono portare a quella differenza di posizione che poi vi porta dritti dritti verso l'inammissibilità, ok? Quindi questo, ritornando al discorso delle tutele, di quanto siano diverse, individuali, collettive, e dare un indirizzo anche da parte nostra non è molto semplice. Quindi il consiglio è, di fronte al provvedimento cautelare positivo, immatricolarsi immediatamente. Perché anche immatricolarsi immediatamente? Sia perché alcune università non vi permettono di accedere, o per chi va dopo un anno vi dicono è un altro anno accademico, quindi anche se io non ti ho mandato la lettera che ti dava 5 giorni io non ti immatricolo più e bisogna iniziare l'ottemperanza e via discorrendo. Ma anche per un altro
per un altro specifico motivo, perché è fondamentale nei nostri ricorsi il consolidamento delle posizioni. Cos'è il consolidamento? Un soggetto entra all'università e magari il dubbio in punto di diritto, se era stato violato l'anonimato, le violazioni, i telefonini, mettiamoci pure quelli, in punto di diritto il ricorso non era poi così fondato. E considerate che quando c'è una sospensiva, una ammissione con riserva, poi dopo diversi mesi c'è una seconda valutazione da parte del TAR, e il TAR teoricamente può anche tornare indietro e dire: fammi vedere bene queste carte, io ti ho dato una riserva che è un provvedimento provvisorio per definizione, ora fammi vedere al merito se avevi ragione o meno. E teoricamente, è vero che sono uomini, però teoricamente devono decidere secondo diritto. Quindi noi abbiamo inventato, passatemi il termine, questa teoria del consolidamento. Teoria del consolidamento che è stata fatta propria dal Consiglio di Stato nel 2008. Il Consiglio di Stato dice: se tu entri, ti immatricoli, fai gli esami, fai le lezioni e magari passi anche al secondo anno, a quel punto hai consolidato la posizione. Quindi io non vado più a vedere se tu avevi ragione o meno. Quindi non vado più a dirti vai fuori, rimani dentro. Ma a quel punto ti ammetto a pieno titolo definitivo perché tu hai consolidato. Per noi è qualcosa, diciamo, questa teoria è qualcosa di importante anche a livello extragiuridico, perché dimostra che la selezione va fatta sul campo, che il test era errato, perché vi dà fiducia, diciamo, nella prima sconfitta della vita che avete avuto e via discorrendo. Per voi è fondamentale, perché quel rischio tremendo, perché poi è importantissimo vincere la cautelare, ma bisogna far sì che questa cautelare resista al vento, perché se si esce dopo, tanto valeva non entrare, da ogni punto di vista. Quindi il consiglio è: immediatamente, se ne avete l'opportunità, immatricolatevi. Diverso è il caso se un soggetto ha una laurea, è laureando in biologia, ad esempio, quindi lì verrà fatta una valutazione diversa anche da parte vostra, perché a quel punto il trasferimento e la rinuncia di fatto potrebbe farvi perdere un percorso universitario dove avete speso del tempo, soldi, fatica e via discorrendo. Tra l'altro gli esami, come viene posta la domanda sui diversi esami, se sono convalidabili. Sì, teoricamente si riuniscono delle commissioni in caso di trasferimento e a volte anche di rinuncia, che valutano la vostra carriera universitaria. La valutano, vedono frequenze, esami che avete fatto, programmi e discorrendo, e decidono in modo discrezionale. Decidono se convalidarvi tot esami, tot materie, tot frequenze e via discorrendo. Questo cambia da Messina a Roma, ok? Normalmente Roma è più propensa per una serie di fattori, perché i programmi, i libri sono gli stessi, perché i docenti spesso sono gli stessi. Roma è più propensa a valutare, parliamo in linea di massima, quello che normalmente ha fatto Roma. Però queste commissioni sono particolarmente discrezionali. Cioè, nella valutazione degli esami hanno una discrezionalità su cui noi come avvocati, non so come lo stesso Udo, difficilmente può interagire. Se faccio l'esempio sulla mia materia, che mi riesce meglio, se all'Università di Camerino fanno diritto costituzionale, vero nel passato, senza la parte della Presidenza della Repubblica, io che ho una piccola docenza a una facoltà piccolissima di diritto costituzionale, a quel punto neanche sotto tortura riconoscerò l'esame di diritto costituzionale, ma o non lo riconosco tout court o chiedo al candidato di integrare la parte sulla Presidenza della Repubblica. Questo aspetto è un aspetto discrezionale che al massimo potete vedere con l'Udo di interagire nel momento in cui ci saranno queste commissioni di convalide, però è difficilmente sindacabile a livello di cause successive. Senso di voci, io voglio fare i gruppi sotto 20, perché sennò mi trovo da capo a 12, nel senso, aspetta il secondo, quindi nel senso che comunque voglio provarle tutte. Ci sono delle persone che mi dicono chiaramente, dice: io ho letto la sua informativa, non è il suo caso e non è il caso della signora, io ho letto la sua informativa,
però io ritengo di non aspettare il maxi ricorso e di fare comunque questo ricorso pilota e ho meno 100 punti, ok? Io da quei meno 100 punti, da quel soggetto lì che partirà per primo, io avrò l'indicazione se lei potrà fare il maxi ricorso o meno, ok? Quindi lei, nel senso che nella vita ci si può per fortuna sempre ripensare, sia lei che la signora, nel senso che quindi il ricorso sui sottoventi della sapienza, dove magari sapienza, della sapienza, tra l'altro potrebbe essere deciso il ricorso sottoventi della sapienza in maniera diversa dal sottoventi della sunna, perché magari su quelle macro, sui macro vizi ci possono essere eseguiti diversi passaggi, il che può dire è illegittima proprio la sussistenza e la presenza delle precette, dove ci sono i codici, e quindi entrate tutti. Il tal può dire, andiamo a vedere se alla sapienza hanno verbalizzato in una certa maniera, andiamo a vedere se c'è stata la violazione della sapienza, quello che c'è scritto nei verbali, e lì a quel punto entra solo sapienza sotto 20, e magari alla sun non entra la sun sotto 20, ha capito? Quindi la decisione è sua, insomma, tra l'altro. Rilevo che normalmente la verbalizzazione per professioni sanitarie viene fatta molto 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 peggio, cioè l'attenzione del Ministero è alla verbalizzazione di medicina, per professioni sanitarie spesso si prendono i verbali dello scorso anno, quindi con un sacco di piccole imperfezioni, quindi normalmente la possibilità di riuscita è storicamente maggiore per professioni sanitarie, tradotto il ricorso su professioni sanitarie è normalmente un po' più semplice. Allora, su veterinaria noi abbiamo fatto partire un maxi ricorso direttamente, che comunque è suddiviso per sedi. Il ricorso maxi di veterinaria non è incompatibile con piloti, eccetera, eccetera, insomma, è assolutamente compatibile. Teoricamente possono essere fatti quanti più ricorsi per quanti sono i corsi di laurea, ovviamente dipende anche dall'interesse che avete. Verrà suddiviso per sedi, le macro violazioni sono le stesse, rilevano i periti una maggiore fondatezza della questione delle domande, sia per le domande che sono errate, che sono un po' di più per il ricorso di veterinaria, sia sulle due domande abbonate. Ritengono i periti che una delle due domande che è stata abbonata, tradotto annullata, non andava in alcun modo annullata. Quindi la graduatoria è anche falsata da questo punto di vista. Quindi viene fatta proprio nella risposta tutta la discussione che abbiamo fatto grosso modo per gli altri corsi di laurea, il meccanismo uguale, precedente, consolidamento, riserva, quindi ha sentito giustamente questa riunione. La particolarità e il punto di forza ulteriore del ricorso di veterinaria rispetto a quello di medicina sono le domande. Più domande errate, nonché le due domande abbonate direttamente riconosciute dal Ministero, cioè ovvero che sul punto non c'è da discutere. È lo stesso Ministero che ha detto: io ho fatto un test dove due domande le ho completamente errate. E i nostri periti fanno un passo ulteriore, cioè dicono non solo hanno sbagliato due domande perché non sono corrette, ma una delle due era riutilizzabile. La scienza del test che cosa dice? Che ad essere esatta non è la risposta perfetta, è la risposta più probabile e più perfetta. Quindi, e questo lo dicono le regole del bando, loro avevano in una domanda una risposta più corretta e una risposta meno corretta ma comunque abbastanza corretta, hanno ritenuto di fronte a questa ipotesi di annullare completamente la domanda. Quindi che cosa si è verificato? Che se uno dice il lago di Garda sta in Italia, faccio per semplificare, in Europa, nel mondo, nell'universo, probabilmente quella esatta è Italia, però magari forse l'esempio non è proprio calzante, con una domanda del lago Eire sarebbe stato più facile,
però sarebbe comunque ugualmente esatta anche la risposta, sta comunque all'interno dell'Europa. Loro di fronte a una fattispecie del genere hanno annullato completamente la domanda, paragonando quindi la risposta del soggetto che diceva Italia all'universo. Si verificò, questo è il caso di 3 anni fa, che chiesero dove era il lago Eire. Il lago Eire è uno dei laghi più salati del mondo, io l'ho saputo in quella circostanza, e lo sapevo, imparando tanto da questi test, quindi non è vero che non insegnavo. In quel caso c'era un altro lago Eire che era piccolissimo, che si trovava in Canada, quindi loro avevano messo la risposta Canada pensando di fare l'effetto universo, insomma, che diciamo la risposta più lontana possibile. Però magari il soggetto che veramente sapeva che stava in Canada a quel punto aveva astrattamente risposto in maniera corretta. Però che cosa hanno fatto? Hanno accomunato coloro che hanno detto che il lago Eire sta nella Luna a coloro che hanno detto che il lago Eire stava effettivamente in Oceania, dove poi stava, per esempio. Ha capito? Quindi comunque c'è una risposta, c'è una domanda di veterinaria che secondo i periti non andava completamente annullata. Quindi o poteva risolversi nel dare due risposte esatte o nel dare proprio quella che era la risposta corretta e iniziale formulata dai compilatori del mio. Quindi per questo ha un profilo sull'aspetto delle domande di maggiore fondatezza. Come dicevo, ad oggi il TAR si è mosso non sul sovrannumero, ma si è mosso nel reinserimento della graduatoria. Teoricamente, se lei ha un sotto 20, lei può ricorrere. Se lei è un soggetto che non ha sottoscritto la scheda anagrafica, a mio avviso non può neanche aderire al maxi di corso. Cioè non è un fatto di graduatoria, non parliamo sopra, non è un fatto di graduatoria o meno, ma è un fatto di proprio di lei ha, dal loro punto di vista, ha violato una parte del bando che prevede che lei debba sottoscrivere questa scheda. Non avendola sottoscritta, lei non può neanche partecipare all'altro, perché andrebbe in conflitto con gli altri che hanno tutti il requisito comune, a pena di ammissibilità, di aver sottoscritto la scheda grafica. Quindi o il TAR dice è irrilevante che si sia sottoscritto o meno la scheda grafica, e a quel punto potete partecipare tutti al ricorso collettivo. Se il TAR, facciamo conto, fa un passo indietro e dice chi non ha sottoscritto non può andare in graduatoria, lei non può aderire neanche al maxi ricorso sui sottoventi. Lei sicura, questo è il mio punto di vista, poi dopo lei, da quello che io le dico, si deve fare la sua idea e aderire. Allora, sicuramente io le consiglio di corso, non le dico che riuscirà, sicuramente io le consiglio di corso. Se lei sta in una sede dove il test è uguale identico, ok, quindi il test è cineca sostanzialmente. Io sto alla Sapienza, quindi già eliminiamo questa. Okay. Le consiglio di corso: se col suo punteggio supera o uguaglia l'ultimo degli ammessi della seconda o terza opzione. Okay? Per quanto riguarda la Sapienza, non ci hanno dato i verbali, non ci hanno dato manco un'aula, quindi figuriamoci se ci danno i verbali. Detto francamente, per quanto riguarda professioni sanitarie, noi non abbiamo i verbali, quindi lei può decidere o di attendere i 120 giorni, vedere come vanno i ricorsi in generale procedere, o partire con violazioni di natura macro, generale. Cosa dei litigi, anche noi abbiamo riscontrato alcune irregolarità di cui parlavamo. E quindi lo può fare per quello, lo può fare per quello. Però essendoci dei dubbi su professioni sanitarie, io non apro immediatamente la campagna sui maxi, diciamo sui super collettivi, per capirci. Come dicevo prima, molto spesso le violazioni a verbale vengono riportate con maggiore facilità per quanto concerne le professioni sanitarie, e molto spesso questi ricorsi si vincono. Lo scorso anno, dopo una lunga battaglia giudiziaria, abbiamo vinto su professioni sanitarie, quindi li abbiamo ammessi direttamente con il sovrannumero, e sono stati ammessi addirittura a luglio, proprio l'ultimo gruppo, però poi dopo sono entrati nella prima sede. Quindi conviene attendere sostanzialmente?
questa sulla convenienza è una decisione che spetta a lei. Diciamo, io le posso controbattere che ho fatto 3-4 ore di informativa, spero completa, sicuramente complessa, oltre che completa, e lei a quel punto si può fare la sua idea. Noi faremo partire dei macro gruppi, vedendo anche la peculiarità. Assemblare le persone su professioni sanitarie è molto più complesso, perché lei ha determinate opzioni, quindi non è come medicina, no? Dove si fa il gruppo della sapienza. Per professioni sanitarie lei normalmente indica 3 opzioni, sì. Quindi è più complesso, diciamo, garantire quell'omogeneità, che ripeto è il clou del ricorso collettivo, ed è poi da dopo la nostra specializzazione, ma è il rischio che è insito in ogni ricorso collettivo, la non omogeneità delle posizioni. Quindi più il ricorso è grande e più questo rischio dell'inammissibilità per un conflitto di posizioni aumenta. Più il ricorso è piccolo, più questo rischio di orientativamente ricorso. Riguardo il costo ha escluso una cifra grosso modo questi, io pensavo di orientarmi sul discorso dei piloti, di questi piccoli gruppi che faccio, quindi sui 300, sì, col discorso delle sanzioni. Okay.